sentiu cantar o paisão um desumado e carugi que é descasso mandisto sanfetar com meu filho amor nisso ligou as te creste as tu sei como é creste ai te acende um presente. Televarazze, buonasera ed eccoci alla 29esima puntata della nostra rubrica Incontri. Come annunciato già anche dal nostro notiziario, questa sera è una serata un po' particolare perché gli ospiti sono un po' variopinti, sono degli ospiti variopinti, ma forse sentite già qualche cosa. Comunque questa sera abbiamo il piacere di rivedere degli amici che già l'anno scorso sono stati qui e con molto piacere sono stati accolti molto bene da tutti i nostri telespettatori al punto che vi abbiamo fatto ritornare. Scusate. Voglio ricordarvi che 019-933-266 è il nostro numero di telefono col quale potete accedere a questo studio e per fare delle domande, curiosità o anche dei complimenti, perché qui abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi una serie di signori pappagalli. Pappagalli che sono dei pappagalli nobili questi, non sono quelli che si trovano in giro così. Che ora passo a presentarvi. Vicino a me c'è la signora Luisa Adamo, che propone Cocca, che è già stata nostra ospite gradita e simpatica, che è un cacatua albo e da 20 anni, pensate, è proprio una signorina. Sì. È affiancato poi da Gianluca Aranzani, che ha la sua pappagallo che si chiama Mia, ed è sul trespolo laggiù, poi arriveremo, che Gianluca Aranzani è un addestratore e poi come tale ci racconterà. Poi affiancato da Damiano Binasco, che presenta Ariel, avete visto? Presenta Ariel, che è una rauna, che ha 10 anni. No, un anno. Ho scritto qui, ma ecco, sono orbo. Un anno, mi sembravano 10. Un anno, scusa, ti ho fatto diventare vecchia, poverina. Poi me la raccontate quella lì, eh. Segue poi affiancato da Sandro Bordonaro, che presenta Ray, che è un ara arlecchino, stavolta ho letto bene, di 2 anni e 10 mesi, ho voluto essere preciso, eh? Poi ce li presentate voi a uno per uno chiaramente. E chiude il parterre la nostra Giulia Esposito, che è un po' l'organizzatrice di questi raduni, non facili raduni, e che presenta Jesse, che è un araruna di 2 anni e 10 mesi. Ho voluto superarmi, vi ho dato anche i mesi per farmi perdonare prima. Sì. Bene, detto ciò, possiamo cominciare. Io direi che la situazione può presentarla Gianluca, che come addestratore non ha il pappagallo perché è sul trespolo. Regia, fallo vedere, guarda quei due lì, importantissimi, quelli si danno un'aria quei due lì, perché mi sa che la sappiano lunga quei due lì, perché hanno un'aria proprio, sono bravi, educati, ma quelli sono laureati quelli lì, no? Sì, loro sì. Che pappagalli sono?
Sono due maschi di Arachloroptera, che vengono chiamati in Italia anche ara dalle ali verdi, perché in realtà le copritrici, sì, che vediamo sono rossi, hanno le ali verdi. Sono di color verde. Sono due maschi, sono molto imponenti, tra l'altro anche come taglia, perché arriviamo sui 1400 grammi. Sono abbastanza grandi, eh? Sono abbastanza, abbastanza grossi, sì. Ce ne sono dei più grandi, sì, in natura? Sì, in realtà ce ne sono. C'è l'ara giacinto, che arriva a dell'età, a dei pesi ancora maggiori. E a che età arrivano questi signori qui? Possono tranquillamente arrivare ai 65, 70, 75. Perciò, hanno una vita molto molto lunga. Tra l'altro questi sono anche due grossi volatori che volano liberi. E tornano poi a casa, sì. Finora sì, sono sempre tornati. Farli volare sì, ma... Poi li prende una malinconia. No. Facciamo in modo che non diventano malinconici, perché volando tutti i giorni non si annoiano i nostri pappagalli. Ah, voi li fate volare tutti i giorni? Sì, sì, noi facciamo volare tutti i giorni. Poi fate il fischietto e loro tornano? O sì. Tornano da soli? No, diciamo che attraverso delle cue, dei segnali, li facciamo ritornare anche da noi. Ah, appunto. Certo. Bene, diciamo che è importante ricordarlo, che non è che uno si alza la mattina e dice adesso apro la finestra e faccio volare il pappagallo. No. In realtà c'è un percorso di addestramento molto specifico e molto rigido con allora, delle sicurezze. Diciamo poco, lei è un allevatore, dove? No, sono un addestratore. Addestratore, scusate. Sì. Allora, la sede... Dove addestra lei? La sede di... Noi, io rappresento anche un'associazione no profit, che è un pappagallo in volo, e la sede operativa è in Lomellina, a Mezzana Bigli. Lì c'è una scuola di volo dove si addestano questi pappagalli, appunto. Ed è frequentata, ci sono molti appassionati, sì. Più di sì. Quelli che si possa pensare. Sì. Perché voi, dobbiamo dirlo, non siete persone che hanno un pappagallo in casa, perché sono tanti che hanno il pappagallo in casa. È sulla testa. È così. Però invece voi li addestrate, sono dei pappagalli, diciamo... laureati questi. Il nostro obiettivo è vivere a 360 gradi la nostra vita con loro e quindi portarli a vivere il quotidiano anche fuori, soprattutto fuori dalle case, e quindi ecco perché diventa importante il volo libero. Sì, bisogna essere proprio degli appassionati, ho detto, non della gente. Certamente. Ah, il vetro, sì. Poverino. Ariel, quello è un vetro. Ariel, un vetro, ha conosciuto, poverino, lui andava di là. Ha conosciuto la vetrata, accade. Era bella piana. Se mica ha fatto male. No, perché andava... Andiamo a recuperare Ariel, che è andato verso la regia, ma c'è il vetro. Ha rallentato. Perché in realtà voleva andare... C'ha il freno automatico. Dalla regista voleva andare. Non si è fatto male, no. C'ha l'occhio lungo. Che scherzi che ti fanno, Ariel. Le piace la regista. Voleva andare in regia. Sì, sì. Voleva andare in regia. Ah. Bene. Voleva allora, in prego. Zona di comando più che altro. Eh sì, telecomando. Legateli, tirate uno spaghetto e buonanotte. No, niente spaghetti. Non servono, i pappagalli non servono gli spaghetti. No? No, assolutamente. Perché? Non vanno legati. Ma non gli spaghetti da mangiare, eh? No, certo, no, gli spaghetti. I laccetti? No, vabbè, lui perché non ha... Ma perché è ancora giovane lui. Non ha ancora fatto il corso. Certo. Io quando giro per Varanze, la tengo legata per rispetto verso le persone, e perché comunque se si spaventa spicca il volo. Certo. Altrimenti l'obiettivo è stato quello di fare il corso con lui e lei vola libero adesso. Capito? Allora abbiamo visto l'addestratore, abbiamo parlato con l'addestratore, ora vorrei che la signora Lisa Adamo con questa bellissima Mia... No, non è mia, è Coca questa mia qui. Mia è rossa. Faccio un po' di confusione. Vabbè, sì, ci sono tanti nomi. Che voi li conoscete, state attenti. Io li vedo adesso. No, lei l'ho già vista l'anno scorso. Sì. È bravissima. Sì, lei è simpaticissima. Amore, sì. Allora, ci parli un po' della sua Mia. Prende latte? Allora, la Mia prendi Coca a latte. È un cacatua alba di 20 anni a breve. Chiacchiera, chiacchiera. È con me da quando praticamente
aveva 3 o 4 mesi quando era già così. No, era più piccola. Era molto più piccina ed era bellissima, tutta piumata. Poi un bel giorno io ho fatto un trasloco, ho cambiato casa e lei ha subito uno stress, perché questi cavalli sono come noi, sono molto sensibili. Giusto. Ha subito non gli è piaciuto tanto il cambiamento, vero? E ha iniziato a deplumarsi, perché vedi che ha perso, guarda. Ha perso, anzi adesso è questo praticamente... Questo è da stress. Sì, perché loro si deplumano, si autodeplumano, si strappano le penne come noi ci mangiamo le unghie ci strappiamo i capelli, esatto. Anche, Loro, chi li ha? Loro fanno questo e poi piano piano, io no. E poi piano piano lo stiamo riportando, grazie anche a Gianluca, i suoi consigli preziosissimi. Sì, calami. Sull'alimentazione, sta rimettendo tutte le sue belle piume. Belle, sì. Sta tornando. Gli facciamo dire qualcosa per i nostri telespettatori? Sì, digli un po' qualcosa. C'è il microfono, Sì. Dimmi qualcosa a me. Ti di qualcosa, amore? Ciao, amore. Sta guardando intorno, non si fida. Sì. È un po' fuori ambiente. Giustamente. Sì, ma però chiacchieravi prima. Certo, perché non mi stava a sentire. Sei una chiacchierona come tutte le donne, guarda un po'. Ciao, amore. È un po' diffidente, poi dopo alla fine non la fermi più. Sì, esatto, quando nessuno la considera, lei parla. No? A te ti vedremo dopo. Dopo, ok. Andiamo avanti con Damiano Binatco. Perfetto. Che è quello che gli è volato via... Il suo bellissimo Ariel. C'è il vetro che va in regia, lui volava, andava di là, poverino. Mi parli di Ariel, mi parli. Niente, Ariel l'ho preso l'anno scorso ad agosto, era piccolo, aveva circa 3 mesi, e ho contattato praticamente subito Gianluca, perché io non avevo esperienza con i pappagalli, quindi per incominciare da subito... Bene. Un rapporto corretto col mio Bene. Animale. E poi Ray deve stare qua. A dicembre te l'ho detto io, lo spaghetto. Durante l'estate abbiamo incominciato già l'addestramento al volo libero e poi a dicembre abbiamo raggiunto già l'obiettivo di farla volare libera e sto continuando tuttora. E continua. E certo. Bisogna essere degli appassionati, no? Non è che ti prendo un pappagallo per tenerlo lì sul trespolo e dargli le noccioline. Esatto. Bisogna un po' vivere con i pappagalli, no? Se contiamo che vivono tanto come noi, bisognerà. È un impegno che si prende per tutta la vita. E come mai che ti è venuta l'idea di prendere un pappagallo? Mi sono sempre piaciuti. Ah, ecco. Hai avuto l'occasione. Quando ho avuto le possibilità e la situazione familiare, tutto il tempo da dedicare, ho deciso di... Chi mi parla dei prezzi dei pappagalli? Variano. Sì. Variano. Dai 50, 20, 45, di una calopsite fino alla grande ara giacinto, che siamo può andare 10, 12 mila euro. E questi sono tutti importati o sono allevati qui? No, sono tutti allevati in Comunità Italia. Europea. Perché già nel 2001-2002, quando c'è stato il blocco delle importazioni a causa aviare, quindi di conseguenza già da quel periodo lì importazioni in Comunità Europea non ci sono più state. Perciò in realtà già da almeno un paio di decenni in Comunità Europea si allevano tranquillamente. Ossia, dove possono essere come nazioni, come posti? In natura, cioè? No, da dove questi arrivano? Questi qua, tranne il cacatù alba che è australiano, gli altri sono tutti America Latina. Sudamericani. In realtà questo è un ibrido, quindi un meticciamento tra due specie, tra una rarauna e una aracleoroptera. Esce così. In natura ce ne sono veramente molto, molto poche, mentre in cattività gli allevatori, facendo selezioni, ci sono... queste ibridazioni, che in realtà non sono degli ibridi, sono dei meticciamenti, dei meticci, sono perché sono diverse. Fertili, certo. E c'è un mercato, nel senso, sono delle preferenze come razza, come tipo, il mercato richiede... Determinate specifiche specie. Certamente sì, sulla base poi delle... C'è che viene, che chiede uno, chiede un'ara, l'altro chiede una cosa. Certo. Certamente sì,
sulla base poi anche degli spazi che uno ha a casa e degli obiettivi che uno vuole, prende una specie piuttosto che un'altra. Ciao! E gli, gli allevatori sono monotipo o...? No, difficilmente c'è l'allevatore che seleziona solamente una specie. Magari c'è l'allevatore che è più appassionato di specie sudamericane piuttosto che australiane, africane, e quindi va a selezionare due o tre specie abbastanza raggruppando. Questi allevatori in Italia dove li troviamo? Oh, li troviamo ovunque, ce ne sono anche in Liguria, in Lombardia ce ne sono tanti, in Piemonte. Tra l'altro devo anche dire che in Italia c'è una buona selezione e ci sono dei bravi allevatori. Ci sono degli incontri internazionali, fate anche? Sì. C'è l'attività? Sì. Sì, certamente sì. Ci sono delle gare, ci sono... No, non ci sono delle gare, sono dimostrazioni. Però ci sono delle... Convegni, insomma, dei appassionati, dove ognuno porta la sua... Certamente sì, c'è molto, molto movimento, molto interesse. Soprattutto poi adesso che anche in Italia da un anno e mezzo a questa parte è entrato il volo libero con i pappagalli, quindi sicuramente c'è un maggiore interesse perché finalmente anche in Italia... Abbiamo capito che il pappagallo può essere vissuto diversamente che l'animale pet, l'animale da compagnia da tenere solo ed esclusivamente in comunicazione casa. E servizio. Beppe, noi volevamo far volare questi fuori, ma sei tu arrivato tardi e fuori è venuto buio. Quindi è colpa tua, volevamo sottolineare. È colpa mia che gli ho detto che non volavano, che pensavo non potessi, posso darglielo? Poco male, la prossima volta. Noi ci abbiamo provato, la prossima volta che venite ci attrezziamo per il volo libero. Okay. Bravo. Perfetto. Magari facciamo di pomeriggio. Comunque. In zone più o meno che ci possano essere... Sì, vicino, fuori. Entrambi, no, ma anche no. Ah, vabbè, allora. Bello, ottimo, sì, così perfetto. Almeno li potete vedere. Magari potete venire nella sede dell'associazione, sì. L'omellino. Esemplare stupendo. È uno spettacolo. Sì, vale la pena veramente vederli volare. Ma qui dentro provano a volare, Prima ha beccato il vetro della regia, boom. Andava di là, andava. Ho tirato fuori le mandorle, eccolo lì. Ecco, è finito. Infatti, cosa vuoi? Ecco, voglio una precisazione, perché avete visto che un pappagallo, abbiamo avuto un cambio. La cocca è passata al signor Sandro, e Ray. Le ha dato Ray alla signora. Sono marito e moglie, questi scambi non sono scambi culturali, ma sono scambi proprio familiari, volatili. Sono scambi familiari. Lui ha delle preferenze. Ora questi si stanno ambientando mano a mano, Si ambientano perché cominciano a fare i numeri. Cominciano. Allora, il signor Bordonaro, lei non può presentare quella, le devo presentare questa. Vabbè. Allora, cosa fai tu? Ray, allora me lo presenta lei. Glielo presento. La signora Luisa presenta. Allora, lui è Ray. Cocca. Lui no, è Ray. Cocca è la. Cocca. Lui è Ray. Cocca sono è passata cambiati. Al marito, sì. Va bene. Lui è Ray, è un, appunto come ha detto Gian, è un ara arlecchino, ha 2 anni e 10 mesi, farà 3 anni a luglio, ed è il mio amore, è un pappagallo dolcissimo, molto equilibrato, molto educato anche, vero? Parliamo un po' dell'intelligenza dei pappagalli. Che quota di intelligenza hanno nel mondo animale, no? Perché c'è una scala. Voglio dire, da 1 a 10 in che posto stanno come intelligenza? Qui abbiamo... È decisamente molto difficile poi quantificare le intelligenze, perché in realtà l'intelligenza si allarga, si migliora sulla base dell'interazione. Quindi più io vado ad interagire con l'animale... Più l'animale aumenta di competenze e quindi di interazione. Assimila. Certo, sicuramente sono degli animali preda e come tale riescono a sviluppare una grossa intelligenza appunto per non essere predati. Parlavo un paio di settimane fa, c'è stato un work a Torino e parlavo con un veterinario aviare sul fatto che il pappagallo parli.
cioè molto spesso il pappagallo nelle nostre case parla. In realtà lui spiegava che il pappagallo, come d'altra parte molti altri uccelli come i corvidi, come altri uccelli di natura, perché hanno questa grandissima capacità di riprodurre altri suoni? Perché vivendo in stormo, in realtà quando lo stormo mangia ci sono le sentinelle. Queste sentinelle hanno la possibilità di imitare il suono, il rumore del predatore e quindi avvisare lo stormo. Dare un preavviso, quindi, un po' come una sirena, quanto, dai. Esatto, quanto si è sviluppato proprio anche l'animale. Arriviamo molto interessante. Arriviamo a questi punti. Invece, come per esempio, prima ha parlato del cambio dei due pappagalli, pur vivendo, cioè marito e moglie, vivono nella stessa casa. Però abbiamo visto che il cacatù alba ha forse un maggior legame con il marito, mentre con Lara, Lara ha un maggior legame con la moglie. In realtà questo c'è un significato logico. Il pappagallo è monogamo, pur vivendo in natura in stormo, ma molte specie, tranne qualcuna, sono comunque animali monogami che per tutta la vita rimangono assieme. Ah, ecco. Praticamente ci troviamo davanti a una coppia qui. Sì. Già una avevamo coppia. Diviso una coppia. Si sono già organizzati. Hai capito? Sento, sì. Invece ciao. Il parlare dei pappagalli. Sì. Anche lì da 1 a 10, c'è chi parla in modo si limita, c'è quello che invece fa di più e addirittura quello che risponde alla domanda. Sì, sicuramente questo sì. Questo dipende dall'addestramento? No, non dipende dall'addestramento, dipende dalla capacità del soggetto a parlare, ok? O a comunque vocalizzare. Sicuramente poi più io vado a interagire con l'animale, più questo pappagallo riuscirà ad immagazzinare delle parole, dei suoni che ovviamente andranno a collegarsi nell'azione o il nome di una persona con quella persona. Non è raro che un pappagallo al mattino ti dica buongiorno e alla sera con il buio ti dica buonanotte o ciao. Sì? Certo, sì. Si aggiorna, è un po' come i telefonini, insomma, si dà una regolata. Sì. Ray, infatti. Ray, se entri in casa ti saluta. Ma ad esempio, ecco, entro in casa io e mi dice ciao. Certo, certo. Però come se va? Mi conoscesse mi direbbe ciao Piero. Sì, se possono lei arrivare. Sì, no. Familiare, certo. Ovviamente. Certo. Riesce a distinguere certo. La persona. Non è una cosa che avviene nel giro di un anno, ecco. No, beh, chiaro. Vabbè, ma ad esempio il tuo è ma un po' che ce l'hai. Lei. Ad esempio qua a Varazze dal 5 ai bambini, saluta quelli che conosce, al bar ha già chiesto un po' d'acqua. Col nome, al bar che... saluta col nome? No. Ciao. 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 Quando vedi i bambini li saluta tutti. Buongiorno, buonasera. No, non è ancora arrivata a quello. Allora, di questo gruppo là, quei due intellettuali... I suoi sono... Fanno la corsa per conto loro. Sì, loro sono... No, guarda. Spettatori. Oui. No, notare che sono dell'addestratore, quindi sono più bravi dei nostri. Sono educati. Certo. Poi magari concedete un po', perché invece... Questi sono un po' monelli. L'allenatore è più severo. Lui vaccino. Hai capito? No, devo dire che comunque del gruppo sono anche quelli più adulti, che hanno 10 anni, quindi hanno un percorso un po' più... Che cosa hanno di particolare quei due lì? Che sono rossi. No, con le ali verdi. No, ma però cosa riescono a fare? Ad esempio, chiacchierano tra di loro? Ah, sì. Parlano? Sì, certo. Un bel momento, chi lo senti che chiacchierano? Sì, beh, io a casa ho 15 grandi ara e tra di loro... E come se chiacchierano? Comunicano, parlano. Fischiano, sì, qualche volta vanno anche a litigare, ovviamente, per gli spazi, per gli alimenti, o magari quando... Io entro in voliera, tutti vogliono salire, quindi magari certo, sì. Allora poi sì. Ovviamente all'interno del gruppo ci sono i vari gruppettini che ogni tanto fanno qualche scaramuccio. Certo, accade. Fa parte del... Certo, sociale, fa parte del sociale. Questi che stanno facendo questo vuol dire che sono... Hai visto però? Hai visto il rumore? Sì. Erano lì ben tranquilli che si stavano pettinando. Gli hanno detto, ma cos'è accaduto?
Sì, però non si sono scomposti. Voglio dire, sono attenti, vedono, distinguono, vedono. Certo, vedono molto bene per il semplice fatto che sono delle prede. E una preda deve vedere bene. Avere il radar. Certo. Avere il radar acceso. Comunque ci vedono decisamente molto bene, perché soprattutto le cleroptere fanno dei voli molto ampi e qualche volta magari si lascia a casa il fischietto, così si alza il braccio e sanno dove arrivare. Basta. Quindi ci vedono molto molto bene. Perciò questi li fate volare tutti i giorni un po'. Tutti i giorni. Loro cioè, sì. Devono volare un po' anche per... Sì, ricordiamoci che il pappagallo ha le ali, quindi sì. è che ali, detto che è ali. Giusto ed è normale che un pappagallo abbia la possibilità di volare. Un pappagallo piccolo magari si riesce a farlo volare anche all'interno di una casa. Questi qua no, abbiamo un pappagallo che c'è una cleroptera, abbiamo un'apertura alare che supera di gran lunga il metro, quindi ha veramente la necessità di volare, in casa non sarebbe possibile. Però se lei li chiama, vengono qui? Ah, potrebbe tranquillamente. Prova a chiamarlo. Attenzione, prova di chiamata. Ali. Auguri. Amore, cosa fai? Sta chiamando Mia. No, sì. Non c'è. Aspetta, vediamo. Mia. Hey. Here. Andiamo, Mia. Mia. Volevo vedere le ali di quelle. Ariel è arrivata. Vengono tutti meno che quei due, oi. Non si fanno comprare facilmente. Ali, andiamo. Aspetta. Ma mettete un po' una nocciolina lì qualcosa, vedete se viene. Andiamo, Mia. Ehi. Si sta pensando, eh? Che ca. Andiamo, dai. Guarda questo qui, guarda. Andiamo. Guarda questo che segue. Capisco che è una zona che non conosci, sì, però fai l'inchini, guarda. Fai la riverenza. Andiamo, Mia. Niente, vabbè. Pronto? Dopo. Niente, no? No, stanno troppo bene lì, guarda. Sono lì, sì, sono disegnate. Ma cos'è? È il vostro posatoio quello lì? Sì, 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 sì. Ah, il tuo posatoio. Però vabbè, simile. Però lo conosco. Le tieni in camera da letto, le tieni in camera da... Mia. Buona. Buona. Che li temono sui trespoli, e lo può confermare lui, quelli che non li mettono mai in gabbia. No. Gli fanno dei danni alle ali per tenerli fermi. Sì. Per cui lei ha la sua gabbia in casa, una gabbia grossa, capiente, tutti i giorni la porta a volare, tempo permettendo. O se non può volare, vado in giro per Varazze, la faccio uscire lo stesso, cioè fa le sue passeggiate. Nei giardini, passeggiate a mare o... No, vado in passeggiata, però no, scendo in passeggiata. Ma la fai volare anche? No. No, giù in passeggiata no, arrivano i gabbiani. Ah. Io vado a farla volare alle Mugine, anzi volevo cogliere l'occasione per ringraziare la famiglia Giusto che uso il loro campo, sai dove fanno le feste? Ma lo devi rompere? Sì, lì alle Mugine. Uso quel campo là, sì, esatto, più avanti a destra. Che altrimenti non avrei, non sapevo dove andare, ecco. Sì, perché lei ha iniziato i suoi primi voli lì e oggi, e tutt'oggi vado lì. Un po' di spiazzo, senza alberi. Sì, poi sabato e la domenica... Si è deciso, Sei deciso, poi guarda. Poi sabato e la domenica vado con mio marito, andiamo magari fuori, ecco, siamo andati a Prato Rotondo, però io tutti i giorni a Prato Rotondo o ai piani di Cantalupo, piuttosto che ai piani del Prezzemolo, non ci posso andare, ecco, cioè troppo distante, no? Poi da sola. E allora mi limito ad andare fino alle Mugine. Lei si fa i suoi... Sì, poi ogni tanto vado su in Piemonte da lui, poi ogni tanto vado in Lomellina dal Ranzano. Turismo, sì, turismo, mi fai fare... Anche perché pappaturismo. Così vola un po' all'aperto, perché gli spazi vola... sono un po' diversi. Grandi spazi. Lì sì. Sì, qui noi in Liguria non li abbiamo. Infatti il suo volo è limitato. Certo. Devo fischiare tanto perché altrimenti mi va oltre il collo. Vero? Però sono abbastanza obbedienti, Sì. Ora, questo qui c'è la zampa alzata, cosa vuol dire? Sta mangiando. Sta mangiando, vedi? Ah, tiene la nocciolina. Ah, tiene la nocciolina nella zampa. Hai capito che roba? Vado un po' a vedere questo qui. Dov'è? Fate vedere che mangia con la gamba. È mai di schiena. Ehi, cacca. Fate un po' vedere in primo piano. Dale un altro piano. Tirali una domata in primo piano. Aspetta che glielo do io. Che ha un'espressione. Vieni. Interessato, guarda. Ecco, dai. Eccola, vai. La inquadra girata di qua. Vedi la zampina lì. E non te lo vuol far vedere però, eh?
Jessy, qua mangia. Non lo so, perché nella zampa sinistra tiene i chicchi e se li prende uno per volta, hai capito? Sì, eh. Questo laureato, poi ti fa gli inchini perché è anche un ruffiano, eh? Pronto? Tieni, questo che è più grande. Guarda il grande chicco. Di là. Ah, ecco, vai. Tira le primi piani che i nostri telespettatori vogliono. Ecco, guardate che particolare. Guarda che bel primo piano, quel pentito rosso. Ciao. Chi saluta? Ma questo fa il protagonista, eh? Sì, eh. L'altro invece è di riserva, in panchina. Quello là sta in panchina. Sì. E ho visto, tu sei preoccupato. Mettici la carta sotto. Adesso poi pulisco io. Mettici un giornale, eh? Saluta Antonio. Chi saluto? Antonio Tartaro. Dov'è? Ah no, pensavo il pappagallo. No, Antonio, sì, no, anzi io. Antonio, se ci vedi, scusaci, ma non è colpa nostra, eh. Non abbiamo previsto questi lanci. Questi lanci. Amore, ti piace? Eh? Allora. Lei è mia? No, ma lei, loro l'hanno fatta lì. La mia fa dopo. Allora. Cosa dice questa? Giulia, sto parlando con la regia, Giulia ha portato ha portato una chiavetta con dei voli, dei video con i voli. Allora, la regia, quando ha voglia, può mandarci a vedere. Eccoli questi là. Voli. Ecco. Eccoli. Ce li volete illustrare? Ma qua è un ragazzo di Torino che sta facendo volare due giovani, Ararauna, Rio e Six, in un campo da golf in periferia a Torino, in zona Pinerolo. Adesso il video è andato via, non so. No, ma come mai? Finito? No? No, non penso sia finito, ma ce ne sono una serie di video. Ah, ma dall'altro video allora. Pronti? Eccolo. Via. Al contrario. Eccolo sotto sopra. Come? È verticale quello lì? Sì, anche con tipo i miei. In salita quello lì. Salita. E fatalità, quel video lì era di una cacatua alba. Ah, Edvige. La giovane Edvige. Tra l'altro da poche settimane fa volo libero una giovane femmina di cacatua alba che vive nella città di Brescia. Brescia periferia, molto brava, giovane. Vuoi una mano? Come dice la regia, continuiamo o andiamo avanti noi? Pronto? Andiamo avanti noi. Per fortuna che ce l'ha detto, perché qui c'è un po' di interlocutori, eh. Allora, è ritornato nella... Allora, ognuno di voi vuoi farlo esibire in qualche numero particolare? Ma lui... Mangiare, bere, volare, parlare. Bere gli piacerebbe. Bere sarebbe una cosa intelligente perché non ha più bevuto, dai, da quando siamo partiti. Senti, portare acqua. Se ci fosse un po' d'acqua. Dai, che c'è l'acqua là sopra? Sarebbe fantastico perché non ha. Dai, porta da bere. Il bicchiere c'è. Manchi il gotto d'egua, Alberto. Gotto d'egua. Voilà, aiuto. Guarda quei due. Ma sono maschio e femmina o sono due gay? Quando lo vedi? Sono due gay quelli, eh? No, non sono maschio e femmina. Sono moderni, sono aggiornati. Sono aggiornati. È la città di Hola. Ah, beve dentro il bicchiere. Sì, lui beve nel bicchiere. Sì, lui beve nel bicchiere. Portali un po' il bicchiere al giovanotto, dai, qui il bicchiere. No, vabbè, ci ha già pensato. Vedo che c'ha qualcosa. Sta cercando il bicchiere, ce l'abbiamo. Bicchiere noi. Ce l'abbiamo. Ah, sì, nel bicchiere. Vabbè, anche no. E non ci beve lì. Vuoi acqua? Dammi quel bicchiere lì. No, va bene anche questo, va bene. Lui beve ovunque, no? Vuoi acqua? L'hai preso un altro parlante. Sì, lui si basta dargli da bere. Puoi anche scendere. Vuoi bere, amore? Bevi. Ecco, guardate che beve. Primo piano. Primo piano di questo primo meraviglioso pennino. Regia, regalaci questo primo piano. Ehi! Aspetta, bevi. Ecco. Capito come beve? C'ha il becco, tira dentro l'acqua. Lui beve. Buona?
Buona? Che buona! La vuoi gasata o liscia? Ancora? Basta! Finché beve lasciamolo bere, va. Poi facciamo girare un po' l'acqua a tutti gli altri. Sì, magari loro bevono... Loro hanno... No? I miei no. I tuoi no? Lei? Jessie forse sì. Guarda un po', Jessie. Ari, puoi bere? Hai fatto il viaggio? Amore, lui non beve nel bicchiere degli altri. Lui è educato. Non beve nel bicchiere degli altri. I piemontesi vanno a Barolo, non ad acqua. Ah, ecco, quei piemontesi vanno a Barolo. No, è troppo grande forse. Vabbè, lasciala lì. Quando fa caldo gli diamo il bianco. Ah, non gli piace il contenitore. Rai beve ovunque lui, basta bere. Vieni giù. Lui ha bevuto. E allora sta meglio? È sì. Più sì, 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 più a lui forma. Piace bere, lui è molto... Ma come fate a capire che deve bere? No, io lo conosco perché lui, siccome abbiamo fatto già un viaggetto prima di arrivare qua, ecco. Allora... E lo, era l'ora di bere. Sì, era l'ora di bere. Sì, sì, lui... È abituato, beve ovunque, basta che vede acqua fresca. Giulia, il tuo non beve, non va acqua il tuo, no? No, lei forse ha dei problemi col contenitore. Una sete, se no avrebbe bevuto. Sì, infatti. Vuoi acqua? Lei era qui vicino, ha fatto 1000 chilometri. Saluti Piero. Vieni un po' da Piero, vieni un po' qua, vieni che ti devo parlare. Aspetta, vediamo se parla, ma deve essere in vena. Fai un bel discorsetto. Saluta. Vieni giù. Vai. Saluta. Oh. Mi raccomando, premi piani qui. Premi piani. Chi è che l'attacco da lato qua. Cosa vuoi? Ah. Ha visto la mandorla. No. Dammi con la mandorla, guarda, scusa. I voli? Sì. Ah, i voli. Noi invece siamo a Gavi. Dico, sì, fai il primo piano. Siamo a Gavi in Monte Rotondo con un piccolo stormo di 4 alla launa. In realtà qua c'è Axe e Yuma che sono due miei volatori. Poi c'è Ariel e poi c'è Oliver che era venuto su per la Pasqua e Pasquetta. In realtà vive a Manfredonia, in provincia di Foggia. Manfredonia, Foggia. Quindi lì c'è Piemonte. E qui eravamo in prima collina in Piemonte. Guarda. Hanno bisogno di questi spazi loro, eh. Anche per voi li vedete. Non necessariamente, però insomma, no, più spazio vedete. C'è. No. Più spazio. Ma volano anche in mezzo agli alberi. Sì, decisamente. Le ararauna sì, senza alcun problema. Le aracleorotte in realtà hanno un volo molto più lento. Più pesante. Più pesante, anche perché in realtà pesano anche molto di più. E hanno necessità di spazi di volo un po' diversi. Ma le ararauna, che sono molto sportive, hanno un volo molto sportivo, volare in mezzo ad un bosco non è assolutamente un problema. Ecco. Sì, sì. Eccoli. Sì, no, faccio anche un mezzo bosco. Hanno proprio una dinamica di volo molto, molto più reattiva, molto più sportiva questi. Sì, ecco, questi che volano che cosa sono? Sono... Allora, queste qua in realtà è un video fatto la domenica appena passata ed eravamo a Cingoli, nelle Marche, vicino a Iesi. E qua eravamo sempre con quattro ararauna e tre cloroptere. E qua c'era anche il Jacopo, che è un ragazzo che abita a Cingoli, con la sua cloroptera. Quindi ara rossa e blu. Voi la domenica fate queste trasferte. Sì. Alla domenica andate in giro. Ecco, diciamo che sì, noi siamo un'associazione che ci piace molto trovarci poi, certo. Oltre a mangiare e bere bene, certo, è un motivo sempre. Il motivo è tutti proprio quello i di finiscono in trovarsi. C'è un motivo che però poi finisce lì. Il motivo è sono loro. Certo, però ecco, è un bel... Allora le zone le scegliete gastronomicamente? Lì? Sì, beh, certo. Un po' alla volta le questa domenica tutte. Andiamo a mangiare la matriciana. Esatto. Infatti diciamo che andiamo a volare. Poi no, la scusa è quella. Poi loro volano e noi ci riposiamo. Ma quando viaggiate in macchina, questi ve li tenete sulla spalla?
No, no, su dei trasportini. Ah, trasportini. Devono essere portati lì. Certo, come i cani. Non possono essere lasciati liberi. No, no, più sicuro lì. È molto più sicuro per loro. Per tutti. Tra l'altro, molto più sicuro per loro, per noi, e loro riposano. Non si lamentano, no. In macchina non hanno problemi. Sono abituati. Sono abituati. Sono abituati da piccini. Viaggiano tutti i fine settimana. Cosa fate? Vi telefonate? Ci vediamo lì? No, no, ci si organizza nei social, cioè come a livello di associazione, sì, ci sono dei raduni proprio organizzati dall'associazione, invece poi magari ci si trova in 3-4. Quanti sono gli appassionati come voi in Italia, più o meno? In Italia che fanno volo libero... C'è un grosso interesse. C'è allora, più che un grosso interesse, c'è un aumento di sensibilità nel cercare di migliorare la loro vita con noi. E siamo partiti in realtà un anno e mezzo fa con il sottoscritto a cercare di coinvolgere e far conoscere in Italia il volo libero, e adesso in realtà siamo una ventina ormai, di più forse, che facciamo volo libero, sì, di più. Quindi siamo un bel gruppettino, e poi abbiamo sicuramente un amico che è un grandissimo appassionato di pappagalli e di volo libero, che è Enzo Salvi, che sicuramente tutti conoscete, è un attore romano, sì, sì. E che anche lui partecipa molto attivamente a questa associazione, tant'è che il 30 di settembre faremo un raduno nazionale ad Ostia, che è la sua città, e quindi insomma... E Christian di Bergamo? Lo conoscete? Sì, certo, sì, sì, certo, ci conosciamo un po' tutti. Lui è bravo. Sì, ci conosciamo, sì, tutti. Lui li fa, sì, volare, sì, tutti i giorni, io lo vedo su Facebook, eh. Lo, sì, vedo anche su Facebook. Lui, sì, 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 anche lui fa proprio volare. È appassionato, sì, veramente, certo, lui, eh. Beh, diciamo, bene, che è un animale che quando lo porti in volo così o ti appassioni veramente o molli, perché è veramente... Diventa un lavoro. È veramente parte integrante a 360 abbiamo gradi. Parlato delle ali di quei due signori là che hanno un'aria da prendere per il culo e sono sofisticati, come facciamo? Sono un po' altezzosi. Sono per conto loro non ne frega niente, come facciamo a fargli aprire le ali? Ehi, preparati tu, eh. Gli facciamo aprire le ali, come facciamo? Prova. Le apriamo tu, così. Prendi. No, perché quanti metri di ali? Arrivano i pizzini. Cominciano con i pizzini, ma roba da me. Scritto troppo in piccolo. No. Allora, una bambina che non ha telefonato, ma non vuole parlare in diretta, ha detto che guardando la trasmissione ha detto che sono i fratelli del pappagallo blu del film Rio. Sì. Come si chiama questa bambina? Perché non parli? Bambina, parla un po', chiama che parliamo con i coccodrilli, non con i pappagalli. Sì, è vero, sono i cugini di Rio in realtà. Parliamo con i pappagalli. Rio non era un giacinto? Sì. Dopo sì. Questi qui le aprono le ali. Quei due là, ma quei due no, loro sono addestrati per non aprirle. Sono educati. Sembrano due monaci. Loro sono due statue. In realtà loro sarebbero sembrano già a dormire da un paio d'ore. Sì, loro sarebbero già a dormire da un paio d'ore. E poi domani mattina alle 6 sono già fuori che volano, eh. Sembrano finti quelli lì, sì, volano anche terribilmente quelli lì. Sì. Quelli. E lei si stira. Non voleva vedere le ali. Abbiamo finito i video, sì? No, ce ne sono ancora. Volevo che la regia... Tu vatti sui primi piani, fai i primi piani che sono le ali, le sue le vedi. Vogliamo che nelle case dei nostri telespettatori, ecco qua, per esempio, eravamo a Iesi in un parco pubblico sabato scorso, in volo, sempre con un gruppo di aracloroptere, quindi queste qua rosse, e un gruppo di ararauna. Eravamo in 6-7 pappagalli.
durante una manifestazione medioevale che fanno quello dei falchi a Iesi. Voi inserite i papagalli anche. Sì, ci hanno chiesto di fare dei voli e quindi il sabato siamo andati a Iesi. Indubbiamente. E alla domenica siamo andati a Cingoli a mangiare e a far volare i papagalli. La scusa è sempre molto buona. Guarda chi si vede qui. Buongiorno, Eccola. Guarda la signorina qui che hai le spalle alla telecamera. Perché lei vuol vedervi in faccia lei. Sì, Voi interessate voi, non interessa Cocca. La telecamera. Cocca. Cocca. Vieni da Piero, vieni. Vieni, aiuto, vieni da Piero, vieni. Signorina, una vuole. A questo si incazza. Sì, lui è geloso. Vieni, pronto. Vieni. Pronto. Ciao come? Vieni qua. Hai capito cosa ha detto? Ciao. Ha detto ciao. Vieni, guarda cosa ti dà. Oh, santi numi come sono. Guarda. Guarda qui cosa c'è. Guarda qui. Sì, perché lei non lo fa. Antonio. È scesa per quello. Guarda un po'. Adesso porta i giornali, ci vogliono i giornali qui. Cocca. Tieni, guarda Cocca. Guarda cosa ti dà Piero, guarda. Gliela dia. È scesa per quello. Cocca. Vieni, guarda. No, Cocca. Mi dà la mano. Vieni qua. Vieni qua. No, è qua, è qua. Guarda qua. Guarda un po'. No, non si preoccupi che no. Ecco. Che delicatezza, guarda con la manina. Primo piano, dove sei? Continuo nei pizzini, vai. Oh, guarda come mangio io. Buonissima. Guarda che delicatezza. Ma signorina. Hai visto come sono delicati? Buono, sì. Dai anche i bacini tu, no? Sì, certo. Io sono molto dolce. Primo piano. Bacino. Bacino, Piero. Eccolo lì. Ciao. Lei è molto dolce. Qui abbiamo dei saluti da amici di Facebook. Un saluto da Arlock e da Valerio Amato. Facebook. Ah, sì, sono Valerio Amato, certo. Umbro. Di Umbro. Origini siciliane. E noi siamo internazionali. Mentre Arlock è una rarauna femmina si vedono anche a Casanova di Iesi, della Manila. Oltre che Cantalupo, si vedono anche a Casanova. Della zona Hai capito? Ti fai un diretto da Piero? Sono i nostri compagni di volo. Dove vai? Ah sì? Sì, loro sì. Guarda, ma guardala, ma guardala. Ma la vedete in faccia? Riesci a prenderla anche nel piano? Ah, vuole le mandorle. Tieni. Ci sono le mandorle. Guarda cosa ti dà Piero. Guarda cosa ti dà Piero. Ecco, grazie. È buona, È buono questo arachide buonissimo. Ha detto è buona, ha detto che è buona, Ciao. Ciao. Primo piano. È buono l'arachide? Sono i figli di lei che vola le mucche. Guardate come mangia questo chicco. Guarda, ma guarda, sembra una persona. Ci sono. Sì, guarda, poi con la zampa ne fanno una manina, vedi? Sì, l'ha fatti vedere. Buono? È buonissimo quello. Lo rompono a pezzettini col becco. È strano che lo spreca perché ora è piena. Non ne spreca neanche. Brava, questa è una dimostrazione proprio. Di Avete visto? Buona. Di pappa buona, Bene, allora, ora puoi andare da papà. Istruttore, come facciamo a fargli aprire le ali a quei due beduini là? Le aprono tutti tranne lui. Tutti ci fanno delle ali, quelli lì. Le fa un po' volare, fanno un po' volare. Che vediamo là. Qua non c'è lo spazio. Tolgo il microfono, no, ce la facciamo. Ce la fai, tu ce la fai. Guarda, mi fa il video. C'è il video, illustro, prendi il microfono. Sì. Prendi il microfono. Siamo sempre lo scorso weekend a Cingoli, sempre in zona Marche, in prima collina, in mezzo al frumento.
Eravamo. Come mai che andate sempre nelle Marche? No, non è vero, perché molto spesso... C'è un'area più buona, cosa c'è? Si mangia bene, si mangia bene. Ah, non l'avevo capito. No, no, in realtà... in realtà no, essendo che l'associazione Pappagalli in Volo lavora a livello nazionale. Ah, ecco, perciò... Cerchiamo di trovarci sempre in zona centro Italia, certo, in modo che... Uno che viene dalla Sicilia, dalla Puglia riesce, e uno che arriva dal Piemonte anche. Quindi cerchiamo sempre di almeno. C'è un motivo. Certo. Solo quello gastronomico. Sì, anche perché, certo, anche perché l'Italia è stretta e lunga, e quindi trovarci a metà strada diventa molto più importante, più facile. Diventa molto più adesso importante. È scappato un video e non ho ben visto. Chiediamo alla regia di ripetere il video, per cortesia. Vieni. È scappato, non un pappagallo. Ah, questo qua invece è Romeo, un cenerino di Manola. Che sta facendo gli ultimi test, perché verrà sganciato molto molto presto. Gli ultimi test di prove africano. Che sono pappagalli in Africa. Certo. E non sono neri. No, sono grigi. Però sono grigi. Sono grigi. Hanno la tendenza, Hanno la tendenza al nero. Io credo che sia giusto ricordare che Romeo sarà uno dei primi cenerini in Italia a volare free, volare libero. In realtà c'è un altro ragazzo della zona delle Marche che si chiama Sasha e fa volare un cenerino da un po' di tempo. Invece Romeo verrà praticamente sganciato tra qualche settimana. Questo invece è Edvige, un cacatù alba, giovane di 10-11 mesi e vola nelle zone di Brescia. Bella. Nel microfono. Adesso ci fanno delle chiacchierate della Madonna. Amore, sì, Se stiamo zitti un po' noi, facciamo sentire ai telespettatori che quello che dicono, Ciao. Ciao. Ehi, dove vai? Qualcuno può anche telefonare, Pronto. Sono tutti timidi. Tutti timidi. Okay. Sì, anche l'altra volta. Anche l'altra volta. Ma poi telefono all'ultimo, quando dico chiudo... Chiudo, mi chiamano tutti. Telefono all'ultimo. Ecco, intanto guardiamo che c'è per i primi piani. Cosa? Questa bellissima cocca. Guardate, la cocca è la più vanitosa, Sì, certo. Lei passeggia, si propone. Ah, ecco, ora tanto, anche a favore di telecamere. Ogni tanto ti saluta. Ecco, sentite, questo è per i nostri spettatori, Sapete che cosa ha detto Cocca? Non venire da ha detto telefonate. No, vero Cocca? Guarda, ha visto i due. Guarda che salamelecchi, che saluti. No, lei già. Ciao. Sì, sei più grande. Le ali. Ciao. Vieni via. Guarda che dove vai? Vieni via di lì. Sta a prendere. Vai con Sandro? Brava. Io andavo a dirgli qualcosa. Quando alza le piume perché è incazzata? No. Ho saluta. In realtà vuol farsi vedere che... Ecco, sì. Si propone. Sì. Quella invece sono due chicche. Non sono male. Si fa, guarda. Vedi, si fanno le cose. Guarda, si puliscono. Sono innamorati, guarda che bacio. I bacini, vedi. Ma guarda che due. Che guardate questo spettacolo di pappagalli, non è facile, situazioni non sono facili da trovare. Noi questa sera Telegrazze ha voluto proprio portare nelle vostre case questi simpaticissimi animali che destano sempre curiosità, perché quando si vede un pappagallo gli dici ciao. C'è anche da parlare, no? Invece c'è molto di più. Noi questa sera abbiamo fatto proprio un purpurì di queste situazioni, anche la cacca hanno fatto. Ah, beh, sì, quella non va. Quella non ha fatto mancare niente. Pronto? Sì. Pronto? Buonasera, chi parla? Pronto? Regia, mandami. Pronto? Pronto, pronto? Sì, pronto. Sì, chi parla? Devo parlare con Piero.
Piero non mica un pappagallo, sono io, eh. Pronto, chi parla? Pronto, mi senti? Sì, bene, forte, forte lì, come si dice. Ehi, io dove sei? Sei lontano, sulle Alpi, dove sei? Pronto. Se tu mi senti, perché non mi mandi, regia? Mandami in primo piano che vedo una mia espressione attonita e circoncisa, che non si capisce niente. Pronto, sì, mi vedi bene adesso? Mi vedi bene? Sì, dimmi. Sì, dimmi. Ah, Alfredo, ma con chi volevi parlare? Con me? Ma non c'è mica un pappagallo che si chiama Piero? No, no, non è un pappagallo, con quello che conduce. Ah, col conduttore, non con l'istruttore, ho capito. Dimmi, sono io. Pronto? Pronto, sì, parla. Ti molto bene. Parla. In mezzo ai pappagalli ci stai proprio bene, Piero. Chi non si sta bene? Certo. Hai visto come sono a mio agio? Poi la signorina è venuta a darmi anche un bacio, vuol dire che è una che capisce. È una, diciamo, un po' una novità in questo caso, no? Per le malattie. Sei riuscito a portare di tutto? Di tutto porto anche i pappagalli. Sì. Anche con i pappagalli. Porto di tutta gente. Qui, da qui passano tutte, tu poi, se segui te le varazze, Ricordandomi della trasmissione di Portobello, sì, lo ricordiamo, sì, tutti, no? Sì, sì, sono un pappagallo. Volevo dire, dimmi, dimmi, attenzione. A parlare, cioè se io dall'altra parte del telefono riuscivo a far parlare un po' il pappagallo. Se riuscite a mettermi in contatto, ecco, con... Ah, vuoi parlare con il pappagallo? È vicino a te. Proviamoci, dai un primo piano sul pappagallo che parla. Stai attento però, guarda il labiale, guarda. Più lo qua c'è lei. Guarda, è lei che parla, guarda. Mettila davanti alle cloro. È la bimba. Mettila dai, davanti a loro. C'è uno che ti vuole parlare, diglielo, diglielo. Saluta, Cocca, amore. Saluta. Se riesco a farlo parlare. Ha parlato. Dai, sta parlando. Pronto? Datti da fare. Ecco, Cocca, guarda lì. Saluta. Ciao. Allora, posso parlare? Parla, parla col pappagallo, dai. Mi senti? E pappagallo spero di ciao. 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 Pappagallo? Sta parlando. Ciao, mi senti? Cocco? Dili ciao. E sta parlando nel microfono. Sta parlando nel microfono. Senti, senti il pappagallo che ti chiama. Sta pronto. Ciao. Ciao! Ti ha risposto, hai visto, eh? Ecco, sto parlando, eh! Certo, eh! Ciao! Vuoi che ti parli in inglese? Saluta. Portobello! La Portobello non l'ha detto, però ha detto non ciao, parla amore! Dimmi ciao! Dai, fai come a Portobello, dai, chiamalo, chiamalo! Gliela detto, ciao! Fai un po' ciao come ciao. Il pappagallo! Fai un po' ciao come i pappagalli, va? Ciao, ciao! Oh. Bravo, ciao. Continua, bravo. Vedi che ti risponde? Sì, sì, ci siamo riusciti. Sì, ti ha risposto, sì, sì, anche. Sì. Ti ha detto, ciao. Ti ha detto grazie, ti ha detto sì. Sei simpatico. Ciao. Buonasera. Ciao. Fai il pappagallo. Bravo, fai il pappagallo, vedrai che ti capisce. Guarda, gli ha messo il microfono, è la Cocca. Siamo sì, sì. Continua, continua. Ciao. Continua, no. Continua. Che lei parla. Ecco. Cocca. Ciao. Amore. Cocco. Cocca. Cocca. È una femmina. Cocca. Anche Cocco. Cocca. Senti, ti sta rispondendo, eh. Cocca. Ti sta rispondendo, eh. Ciao. Cocca. Dai, dici ciao. Cocca. Ma lo sai che cosa ti ha detto? Ma l'hai capito almeno che cosa ti ha detto? Ha detto due minuti, ciao amore. Hai capito? Okay. Grazie per la telefonata. Buonasera. Segui buonasera. Segui. Buonasera, grazie. Sera. Buonanotte. Hai visto? Ho parlato anche con i pappagalli. Eccoli.
Brava. No, perché la trasmissione affascina talmente che telefonano perché anch'io voglio. Capito? Sì, sì. Amore. Poi tra, l'altro, una delle prime domande che fanno quando si incrociano qualcuno così, ma parla. Eh sì, eh. Sì. È un classico. È un classico. Da pappagallo, te l'aspetti, eh. Parla. No, perché poi ci sono quelle veramente storielle dei pappagalli che quando torna il marito a casa le dicono... ciao. Riferiscono. Sì, riferiscono. Sì, riferiscono. Stato l'idraulico. Come ti vuol bene? Mi dai bacino? Mi dai bacino? Sono già tutti in fase di... Di sonno? Di nanna. Sì. È l'ora di mandarli a letto? Per loro è già tardi. È già un'ora e un quarto che siamo in onda, caspita. Hanno già resistito bene. Allora nel caso noi andassimo avanti, facessimo finta di non ricordarsi che loro hanno sonno, cosa fanno? Si addormentano, dormono. No, si mettono lì e dormono. Sì, dormono. Sì, loro sì. Non ne frega niente. No. Allora possiamo andare avanti e parlare noi. Sì, va bene. Sì, va bene. Sì, sì, loro fra un po'. Allora mi pare che abbiamo detto un po' di tutto di questi pappagalli, anche se ce ne sarebbe ancora molto da dire. Perché non ci hanno fatto nessuna domanda ai nostri telespettatori, vuol dire che abbiamo detto tutto. E qualcuno può fare un complimento a questi pappagalli e a chi li alleva e li mantiene e li cura. Pronto? Una telefonata di bravi e grazie non si sente. Vabbè, però ce lo diciamo noi prima di chiudere. È vero? Allora, parlami un po' di programmi che avete voi, perché chiaramente stasera siete qui, ma non vi limitate a questo. No. Ora, ad esempio, tornate alle vostre basi, alle vostre case, sì, e vivete il quotidiano, però programmate anche dei voli, degli incontri. Volano tutti, vola anche lei? Tocca, no, perché ha un problema... Ha un'ala, sì. Ha un problema un'ala. Sì. Poi invece ho visto l'altro che fa così con l'ala, sì. È il tuo che fa così con l'ala? È un atteggiamento. Sì, come noi che me ne frego, sai quelli? No, lui perché lei è piccina e è un atteggiamento che fanno i giovani. Ah, vedi, infatti continua, continua con l'ala. Sì, adesso è molto stanca. Vedi. Sì, poi adesso anche... Ma può anche significare... In questo caso sarebbero già un paio d'ore che sarà... Vedi, può significare anche... Sono stufo, no? Sì, decisamente. È ora di andare a nanna. È ora di andare a nanna, non l'avete detto. Bene, io a questo punto, lo so che arriva la telefonata. Pronto? Come l'altra volta. Sempre. Quando dico chiudo... Sì, pronto? Sì. Sì. Non mi sento. Ma io ti sento, ci sei. Pronto? Ma che diciamo un pezzo di pezzi? Perché io sto seguendo la trasmissione da Facebook, molto interessante. Volevo ringraziare tutti questi amministratori perché sono fantastici. Pensavo. Hanno dei pappagalli che sono molto variopinti, molto ricercati. Una cosa stupenda e dovete anche molto impegnativo seguirli. Certo, non è uno scherzo, l'avete capito, eh? Io volevo ringraziarvi perché è una bellissima trasmissione e ogni giorno, ogni mercoledì ricordate e ritrovate delle cose bellissime, specialmente questi, come i colori di questi pappagalli che sono esemplari stupendi. E voglio di nuovo fare i miei complimenti a quelle persone che mi allevano. Mi sento male, scusate, interferenza. Grazie. Molto bello, grazie. Grazie a lei. Grazie per protagonista delle mie puntate. Molto bello. Grazie molto per la traduzione. Grazie per i complimenti. Complimenti e un saluto caro alla Giulia che ha permesso questa trasmissione, che grazie a lei sono venuti tutte queste persone fantastiche. Capito? Grazie. Non ho capito chi parla. Non ha detto che parla. Ah, perfetto. No. Grazie Giulia. Era anonimo. Giulia, ringrazialo lo stesso. Grazie. Perché ci sta guardando comunque. Sì. Buonasera. Non ho capito, non abbiamo sentito il nome. Bene, non importa.
Guardale come è contenta, dai. L'importante guardala. Che sia gradita. Ecco, partito. Ora vado a dire forza. Qualcosa alle russe. Fa la passeggiata, guarda, fa la passeggiata, guardala. Hai balla. Ciao. Cocca. Pagliaccia. Ciao. Cari, ciao. Forma da papà, faccio un giro. Amore, sì, vai dal suo amore. Amore, amore, detto. Amore, anche amore, sì, sì. Amore. È selvatica lei. Allora, se non ci sono più telefonate, io direi che possiamo chiudere, perché per rispetto anche a questi animali. Dalla regia. Che questa sera, come? La dalla regia, forse c'è un biglietto. C'è un pizzino. Un pizzino dalla regia. Fa dei segni sconti. Sì, sì. Hai ragione. Sì. Tu puoi dire i tuoi prossimi programmi. Arrivano i pizzini. Vieni, entra pure in campo, non c'è problema. Grazie. Vieni, Cocca. Ciao. Auguri. Domanda difficile. Ciao. Questa è complicata. La faccio per tutti, perché così sente. Ma è possibile far chiudere un uovo per far nascere il proprio pappagallo? Ah, è possibile far chiudere un uovo per far nascere il proprio pappagallo? Beh, qui arrivano i pizzini, non telefono. Dall'uovo nasce il pappagallo. E quindi sì, se forse uno c'ha un... se può scegliere uno, lo sa, l'uovo in allevamento. Ma è possibile far chiudere un uovo? Come si può dire? Non è semplice. Intendeva dire se è possibile farlo nascere in proprio. No. Sì. No. Sì, tecnicamente è possibile. Tecnicamente è possibile. Io ho la coppia genitrice che ovo depone. L'uovo, invece di lasciarlo incubare e quindi poi far crescere il pullus, il giovane pappagallo, alla coppia genitrice, prendo l'uovo, lo metto in incubatrice e faccio schiudere l'allevatore, che deve avere ovviamente una grossa esperienza, poi andrà a... E probabilmente il tuo signore qui c'ha un uovo di pappagallo, deve fare qualcosa. Sì, sì, certo, probabilmente sì, sì, sì. Ci vuole, certo. Ci vuole molta esperienza, però. Sì, non è che uno... Non è facile. Non è che uno può... Bisogna passare per forza, cioè dall'allevamento. Pensi che sia questo? Sì. Amen. Non che comprare già... Casa è... lui vorrebbe passare la nascita in casa. È praticamente impossibile. No, vabbè, però c'è una cosa da dire. Che i pappagalli, almeno questi che vengono presentati questa sera, sono tutti protetti dalla Convenzione di Washington. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che io, che ho una coppia genitrice, una coppia che si riproduce, i giovani quando nascono per normativa ho 10 giorni di tempo per denunciare la nascita ai, adesso sono carabinieri forestale. Quindi non è che ci sia un commercio di uova... per aram, ok? Non esiste, sì. Non è proprio, cioè non sono proprio come le galline che uno prende le uova, perché negli avicoli, nelle galline, così, c'è commercio di uova in realtà. Ci sono alcuni paesi che non sono in convenzione di Washington che commerciano uova di pappagallo, però ecco, non è la realtà europea, perlomeno. Sono tutti paesi. Cioè non si possono commercializzare le uova di pappagallo. Allora... Lei che è l'addestratore, lanci un appello ai nostri telespettatori relativo appunto ai pappagalli. Ah, l'appello che a me, quelli come, che li hanno in casa, come addestratore, ma soprattutto proprio come presidente dell'associazione Pappagalli in Volo, io dico sempre, ricordatevi che il rispetto verso l'animale inizia dalla comunicazione. Pensare che un pappagallo alzi la comunicazione al nostro livello per riuscire a comunicare con noi è un grandissimo errore. Dobbiamo sempre essere noi a scendere al loro livello, imparare la loro comunicazione per rendere un animale altamente sociale come è un pappagallo, possa socializzare e interagire con tutta la famiglia. Altra cosa che a noi preme sempre ricordare, il pappagallo... c'ha le ali,
e quindi il pappagallo deve volare, deve volare e deve lavorare in volare in sicurezza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sempre più per la spinta, forse anche della moda che c'è negli ultimi mesi del volo libero, riscontriamo purtroppo pappagalli che si perdono, pappagalli che per qualche motivo poi vengono portati fuori in giardino e liberati. In realtà volare con un pappagallo vuol dire seguire un percorso di addestramento e poi lì pian piano mettere nelle condizioni il pappagallo di volare. Quindi è molto importante non fare le cose così a casaccio con il fai da te, ma ricordiamoci sempre che il rispetto verso l'animale è, e la sicurezza è in primo luogo la cosa più importante che noi ribadiamo sempre. Però ci sono parecchi casi che nelle, ci sono delle case con dei bellissimi trespoli col pappagallo legato sopra e probabilmente quello non lo sa mai. E quindi non è un pappagallo che lo tengono felice. Così da compagnia, cosa interna, però non è un pappagallo felice. Assolutamente no. Beh vabbè, adesso ormai già da un pochino a livello, almeno a livello di normativa, il non pappagallo con la catenella non è più possibile. Ah. Quindi sono situazioni abbastanza vecchie, antiche. Vecchie. E un po' perché è effettivamente aumentata la sensibilità delle persone che poi portano a casa. E poi anche perché le normative hanno un po' aiutato, certe situazioni non si vedono più. Come anche per esempio il clippaggio, il taglio delle remiganti, in realtà sono tutte situazioni che sono abbastanza rare ormai da vedere. Superate, sono certo, superate. Certo. Sì. Bene. Prossimi progetti sempre per l'associazione, 27 maggio c'è un raduno sempre nazionale a Modignano in provincia di Crema, quindi Lombardia. Il 10 giugno c'è a Tagliolo, un work in cui si parlerà di gestione corretta, quindi alimentazione, interazione corretta, il foraging, educazione proprio anche come educare un pappagallo nella gestione del quotidiano a Tagliolo in provincia di Alessandria sì, in un agriturismo peraltro bellissimo, e poi nel pomeriggio facciamo del volo libero. E poi cosa c'è ancora prossimamente? Vabbè, ricordiamoci sempre il 30 di settembre che c'è un raduno nazionale e c'è poi il 17 giugno siamo a Gualdo provincia di Perugia, comunque a Monte Rosso, in una biozona molto bella, e lì in quella situazione lì facciamo anche un po' di volo per i bambini e un po' di didattica, una situazione molto bella, molto... C'è attività. Sì, diciamo che è un'associazione molto, molto presente e molto attiva. Venerdì sei con la scuola? Venerdì sì, poi noi ovviamente come associazione ci preme sempre portare nelle scuole le didattiche, quindi anche come approcciarsi, perché noi crediamo che si inizi con i bambini, educare al rispetto, alla diversità e anche all'interazione corretta, quindi... Noi come associazione siamo molto presenti e poi tra l'altro qua abbiamo anche Damiano che è dell'associazione il braccio, un po' il braccio sinistro dell'addestramento un po' dei pappagalli, perché è un po' quello ma che... Ma guarda che carina. Un po' per età, un po' per tempo. Ti fa le sfilate questa. Eh sì, lei fa le sfilate. Cioè, abbiamo Mia praticamente che è già... Dorme. Ha già fatto un'ora di sonno. Uno che fa già, e l'altro c'ha la palpebra che cade. Sì. Praticamente Mia ha già la palpebra chiusa. Hai capito la differenza, eh? Bene. Invece il cacatua è un po' cubista. Lei è una cubista. Avete ma capito? Ciao amore, sì. Bene. Poi crolla in mano. Ciao amore. È proprio una cubista. Una venduta. Vai a salutare. Poi vai da Damiano, vai. Ecco, ha cominciato a chiacchierare. Sì. Guarda. Vieni, Coca. Eccola anche lei si è associata. Proprio per i nostri telespettatori. Primo piano. Brava. Ciao. Però gira mezz'ora la fa. Sì, sì, lei non fa niente addosso. Lei scende. Sì, no, vai tranquillo che lei... Vai da Damiano. Vai. Vai.
Ciao. È da Piero? È da Piero, non ci vieni? Sì, che ci vieni. Vieni un po' da Piero, va? Che ti do un bacino. Ciao, amore. Ciao. Ti do un bacino, vieni. Vieni, qui. Vai, Cocca. Toh. Cocca. Adesso vado a fare il giro largo. Cocca. Vieni, Cocca. Toh. Vieni, vieni, amore. Sì, ti scrolli, vieni. Fa il giro. Dov'è che vai? Vado da te. Dov'è che vai? Lei vorrebbe andare all'interagire dai rossa. È andato a svegliare i coccoloni. Vedere che è più grande. Ha svegliato i coccoloni, guarda, guardali, guardali. Fa scappare la rossa. Guardali, ha reagito. Lei fa scappare. Vieni, Cocca. Terrore a Thomas, sì, di lei. Cocca. Sì, sì. Ciao. Sì. Ciao. Ciao amore, vai da Piero. Dai che io voglio chiudere. Ciao. Metta la mano sopra, mai sotto, che lei sale. Sopra. Così. Okay. Deve salire. Loro salgono, sì. Ah, loro salgono. Vieni, Cocca. Non scendono, ecco, mai. Allora, io voglio chiudere, dove sei? Voglio chiudere questa bellissima serata. Vado. La Cocca non è facile, eh? No. E lei ha la sua personalità. Ciao, mio marito. Ha la sua personalità, avete capito? No, io invece vai voglio da Damiano, chiudere. Vai. Questa bella serata, questa bella trasmissione. Se vieni su di me con quella telecamera posso ringraziarmi. Ecco, e voglio chiudere questa serata sperando che sia stata di vostro gradimento. I nostri ospiti si sono esibiti molto bene per voi, per noi e per tutti, perciò sono stati molto bravi, questo è merito anche di quelli che li curano e li allevano. Noi pensiamo di avervi fatto trascorrere una bella serata. Certamente qui i problemi dell'Italia non esistono, guardate questi animali come si esibiscono. Qua quei due là si sono svegliati, eh? Eh sì, perché lei li sta... Bene, bene. Li provo. Guarda. Vada da Damiano. Sì, ciao. Spettacolo. Spettacolo. Vada, allora, a casa storta stasera, sta qua. Io voglio ringraziare Luisa Adamo, con Cocca, si è esibita in un modo veramente eccezionale, sì, lei, questa sera, e voglio ringraziarla per essere stata qui con noi. Grazie a lei. A Gianluca Rantan, che ci ha proposto Mia. E Steel. Mia e Steel. Eh sì, i due pavoni là, come si chiamano. Gianluca Rantan, esatto. Grazie a lei. Voglio ringraziare Damiano Binasco. Grazie. Con questo Ariel nuovo, nuovo. Sta partendo molto bene. Bravo. Sei giovane, te lo godrai un po' per qualche anno. Ma speriamo. Bravo, come no. Poi Sandro Bordonaro, l'avete grazie visto. A voi. E lei, lui c'ha Ray, che è questo, che però siccome sono marito e moglie cambiano il trespolo, cambia il trespolo, esatto, ma non cambia il problema, vieni qui. Vai, Cocca. Sì, vieni. Qui. Vieni, Cocca. Cocca, vieni. Ciao. Lei ciao, vieni. Ciao. E poi voglio chiudere con Giulia Esposito, che è con Jesse, che questa sera ha permesso questa bella serata. Tanto c'è stato di rivedere loro. Il nostro collegamento con i pappagalli. Poi mi venite a vedere le bambine. Grazie Giulia. Grazie ancora a voi. Io vi do un arrivederci, perché sono sempre belle queste serate. Certo. Molto belle. L'altra volta è stata splendida, oggi è ancora diversa, ancora di più. Perciò grazie veramente di cuore. Un'esterna, complimenti. E provvederemo alla prossima occasione di fare un'esterna per i nostri telespettatori. Certo. Pronto, dove è andato il cameraman? Io... Abbiamo perso. A chi mi manda Gesù Bambino? Ecco, scusate. Ciao. Ecco, la regia questa sera è un po' così. Va dietro i pappagalli e mi pare anche tutto. Vi ringrazio per l'ascolto, grazie per aver telefonato, grazie per i telespettatori in studio che ci hanno seguito simpaticamente, grazie a voi, vi rimando al nostro prossimo appuntamento di incontri, che sarà completamente diverso, con altri personaggi e altri argomenti. Buonasera a tutti, buonanotte. Buonasera. Grazie ancora.
a lei. Ciao. Ciao. Oh. Ciao. Vedi che hanno salutato. Si va andando. Stanno ciao. Salutando. Salutano anche loro. Sono contenti. Chi è che dice qualcosa? Phil. Le dosi sta vicino a cura questo mare a staia prefibbato bacia il coro le aiche de pi a sti boschi me doive a un mondo vicino a un vecchio campanin e a queste vele case antiche. Yeah, I miss you too.